alzavo quello sbagliato. Allora, stavamo dicendo, possiamo iniziare. Ringraziamo Luigi Grimaldi che è venuto nonostante abbia insomma un'influenza incipiente, che ringraziamo per lo sforzo, perché sennò avremmo dovuto far saltare la conferenza, perché Scarlettari non c'è, perché l'hanno mandato è in viaggio, ok. Vabbè, l'ha mandato in missione per lavoro, quindi oggi pomeriggio non ci sarà. C'è Luigi che ci parlerà in questa conferenza, che per una volta tanto non sarà la presentazione di un libro o di un volume, cosa che normalmente o presentiamo un volume o c'è un concerto, qui abbiamo fatto un concerto con Massimo Briviero, quindi sentiamo della musica, oppure proiettiamo dei documentari. Questa volta è una conferenza, quindi è la prima volta che facciamo questo tipo di appuntamento su un argomento che incredibilmente è abbastanza all'ordine del giorno dei mezzi di informazione e che potremmo definire invasione. Per darvi un'idea, vi leggo un pezzettino, tre righe, giusto per dare un'idea, di un articolo tratto da Millennium, che è il mensile del Fatto Quotidiano. Quindi esce una volta al mese, è uno strumento di approfondimento. Si parla di immigrazione, Ius Soli, di Bannon, che è questo politico americano che ha incontrato recentemente a Milano in prefettura il nostro ministro degli interni Salvini, quindi uno che gira molto, che era consigliere di Trump fino a quando poi ha dato le dimissioni volontarie o spontanee o spintanee, questo non si è mai chiarito. E su questo articolo si cita un brano della lettera del vescovo di Ventimiglia, Antonio Suetta, un vescovo, una persona molto colta di chiesa, un religioso, che dice, aperte virgolette, i migranti sono vittime insieme alle popolazioni occidentali di, aperte virgolette, piani orchestrati e preparati da lungo tempo da parte dei poteri internazionali per cambiare radicalmente l'identità cristiana e nazionale dei popoli europei, come recentemente ha ricordato Monsignor Schneider, chiuse le virgolette. Il giornalista commenta, è la stessa linea di Bannon che tra l'altro con Dugin condivide la predilezione per Julius Evola, il pensatore fascista del razzismo spirituale. Vabbè, questa è un'altra considerazione, però c'è questo vescovo, quindi non credo da solo, di Ventimiglia, Antonio Suetta, che è convinto che ci sia, ve lo ripeto, un piano orchestrato e preparato da lungo tempo da parte dei poteri internazionali per cambiare radicalmente l'identità cristiana e nazionale dei popoli europei. Un comico direbbe una supercazzola enorme, no? Vi ricordate Walter Chiari? Un'enorme, gigantesca supercazzola. Siccome però se ne parla, ed è una opinione diffusa presso ampi strati della popolazione, che questa e soprattutto presso anche capi di governo, tanto per citarne uno che è noto a tutti, per cui non penso di svelare nessun tipo di mistero, Orban, il capo dello Stato ungherese, ex dirigente della Gioventù Comunista Ungherese, oggi nazionalista convinto, sovranista, non so, chi più ne ha più ne metta da questo punto di vista, che afferma che c'è un complotto e uno dei principali finanziatori è un ungherese, ebreo, Soros, un grande speculatore internazionale, un pesce cane del capitalismo, uno estremamente ricco, che si è messo in testa di fare delle opere buone e che finanzia le ONG. Questo finanziamento non è dovuto allo suo spirito filantropico, dice Orban, ma perché c'è un piano di sostituzione dei popoli europei. Quindi abbiamo pensato di invitare Luigi, che abbiamo già ospitato quest'estate un'altra volta, quest'estate a giugno, a luglio, per parlarci di un altro suo lavoro nel passato, che era un libro che si chiama 1994, in cui si ricordava tutta la vicenda di Ilaria Alpi e di Miran Horadi,
la vicenda del traffico d'armi, del traffico di rifiuti, dei servizi segreti coinvolti, perché in quel periodo purtroppo era morta la mamma di Ilaria Alpi e quindi quel capitolo della storia italiana con la morte di Ilaria si chiudeva completamente. La famiglia di Ilaria Alpi ha chiesto verità e giustizia finché sono vissuti. Poi è morto prima il padre, poi è morta la madre, adesso probabilmente quella richiesta non sarà più portata avanti da nessuno, quindi era una vicenda che si chiudeva definitivamente, passava alla storia. E quindi noi avevamo sentito come sezione Alpi la necessità di mettere un punto fisso a quel tipo di storia, no? Cioè di fissare almeno alcuni principi di base, di storia di com'è il nostro paese. E avevamo chiamato Luigi che collaborava ad Avvenimenti, per chi lo leggeva sa di cosa sto parlando, e che oggi collabora con trasmissioni televisive, non so, varie, poi racconterà lui, perché io la televisione non la seguo tantissimo, esatto, quindi non sono un esperto, e che ci parlerà di questo argomento. Stiamo riprendendo, il tutto finirà come sempre sul canale YouTube dell'Ampi Mi Guarda, che ha raggiunto le 15.000 visualizzazioni, un canale che ha un anno, quindi è un canale giovane, che però ha parecchie visualizzazioni perché i temi che vengono trattati, anche se sono ovviamente visti da pochissime persone rispetto al resto degli argomenti, comunque anche la sua conferenza su Ilaria Alpi ovviamente la potete ritrovare dentro l'Ampi Mi Guarda, e poi anche un altro sito che è www.iscra.it, giusto? L'ho citato correttamente, che è il sito, l'altro sito internet, questa volta non un canale YouTube, ma c'è anche il canale YouTube su cui potete trovare tutti i filmati. Passo la parola a Luigi, chiedendogli come prima cosa, poi sicuramente, ma perché c'entra questo Calergi, chi è, come mai l'hanno chiamato così, questo piano di sostituzione, perché anche i nomi hanno magari un motivo, una scusa. Prego. Bene, intanto volevo iniziare scusandomi per il fatto che avevo preparato una serie di slide, di immagini per farvi vedere quello, alcune cose di cui parleremo, ma purtroppo il mio computer non era d'accordo, ieri sera è defunto. Non mi ha dato il tempo di recuperare il materiale che avevo preparato, per cui cercheremo di arrangiarci con le parole. Allora, Calergi era un paneuropeista, vissuto e morto nel 1972, nato nel 1894, uno studioso austriaco di cui parleremo in realtà molto poco, perché il cosiddetto piano Calergi in realtà non esiste, e non esiste per due motivi. Il primo motivo è perché se c'è un piano di qualcuno che è morto nel 1972, significa che c'è un consesso di persone, un complotto che coinvolge più persone che vuole applicare quel piano. Il secondo motivo è che questo piano nessuno l'ha mai visto. Di questo piano è stata estrapolata una frasetta, Calergi era uno studioso, dei libri ne ha scritti una quarantina, quindi voglio dire, chiedo scusa, una frasetta sulla quale è stato ricamato da un neonazista austriaco un libro in cui si racconta di questo piano, cioè il piano non c'è, ma c'è un libro che parla del piano. Questo già la dice lunga, a mio avviso, prima ancora di parlare dei contenuti, sulla validità storica di un documento di questo tipo, anche perché è qualcosa che chi conosce un po' la storia europea dell'ultimo secolo, del secolo scorso, conosce, nel senso che siamo un po' a quello che era i famosi protocolli dei Savi di Sion, vi ricordate? Fu un documento scritto in funzione antinapoleonica durante il periodo della guerra franco-russa,
contro Napoleone, che poi è stato trasformato da servizi segreti russi in un documento contro gli ebrei, cioè una specie di piano per impossessarsi dell'intera ricchezza del mondo. Documento dichiarato falso, riconosciuto per falso, ma ugualmente utilizzato un secolo fa, ma ancora oggi da qualcuno, come elemento motivante della discriminazione nei confronti degli ebrei. Siamo sullo stesso tipo di piano e vi spiego perché. La frase che viene attribuita a Calergi e che sarebbe il cuore di questo piano, che sarebbe la radice dell'invasione degli immigrati in Europa, che minacciano la nostra identità occidentale, la nostra identità cristiana, la nostra identità europea, di europei, non di Europa in quanto struttura, sarebbe questa: l'uomo del futuro sarà di sangue misto, la razza futura eurasiatica negroide, estremamente simile agli antichi egiziani, sostituirà la molteplicità dei popoli con una molteplicità di personalità. Questa frase qui, che in realtà non c'è in questi termini nelle opere, non risulta che ci sia nelle opere di Calergi, sarebbe la radice del piano di invasione che viene denunciato dalle destre europee e che è arrivato in Europa dagli Stati Uniti, perché è negli Stati Uniti che si comincia a raccontare intorno al 2010 di questo piano. Che cosa c'è dietro? Che cosa significa? Allora, voi avete presente, e qui non parliamo di storia, parliamo di attualità, le caratteristiche con le quali si parla, e c'è ampia diffusione culturale ormai nel nostro paese, delle caratteristiche dell'immigrazione. Allora, come sono gli immigrati? Cioè questi che dovrebbero mescolarsi, secondo il piano, alla nostra razza per dare luogo a una razza diversa. Intanto la razza umana è una sola, non ci sono altre razze. Questo è una sicurezza che ho dal punto di vista ideologico, ma è anche una sicurezza dal punto di vista scientifico, quindi non ci sono discussioni, chi le fa è fuori dal mondo. La seconda cosa è questa: la criminalizzazione del diverso, ok? L'individuazione del nemico contro cui compattare un'unità ideologica. Questa unità ideologica in cui si vuole compattare gran parte della popolazione europea, di fatto è un'unità ideologica, e vedremo perché, funzionale alla preparazione di un conflitto mondiale. E cioè c'è un piano, ma non è il piano Calergi, è tutto il contrario. E chi lo sta attuando, questo secondo piano, che a mio avviso è abbastanza evidente, come cercherò di dimostrare? Sono personaggi ben noti, ben conosciuti, che parlano apertamente dei loro programmi. Allora, la criminalizzazione, dicevo, come sono gli immigrati? Come ci vengono dipinti gli immigrati? L'immigrazione in quanto tale? Allora, gli immigrati delinquono, quante volte l'abbiamo sentito dire? Questa è un'espressione che viene sistematicamente utilizzata dai propugnatori del piano Calergi, cioè di chi dice che esiste il piano Calergi. E io posso dire con assoluta certezza che gli immigrati non delinquono. E sapete perché gli immigrati non delinquono? Perché chi delinque sono i delinquenti,
che siano immigrati, che siano nati qui, che siano arrivati con la valigia, siano pronti per ripartire, non fa nessuna differenza. Chi viola le regole del vivere civile delinque, assume un debito nei confronti della società e se del caso lo paga. Gli immigrati stuprano, sono gli stupratori che stuprano. Chi dice che gli immigrati stuprano sta trasferendo azioni criminali vomitevoli di singoli all'intera categoria di appartenenza. È come quando un tranviere dovesse stuprare, come è successo, o uccidere la moglie, cioè, noi dovessimo dire: ah, i tranvieri stuprano, i tranvieri uccidono, i tranvieri delinquono. Nessuno lo accetterebbe. E perché per i tranvieri non lo dobbiamo accettare e per gli immigrati sì? Le responsabilità sono sempre personali e individuali, a meno che non siano associative. I fascisti, i nazisti erano dei criminali, ma perché erano associati a un medesimo progetto ideologico. Possiamo dire degli immigrati che un nigeriano, un ghanese, un egiziano e un marocchino sono accomunati da un unico progetto ideologico? Nessuno lo potrebbe sostenere. Chi lo sostiene però? I propugnatori del piano Calergi. Cioè, chi dice che esiste un piano non dice che il marocchino, il ghanese, il nigeriano sono associati fra di loro, ma che chi li muove è in grado di produrre questi effetti. Effetti di invasione, di occupazione. Allora, le condizioni, mi dispiace che stasera non ho potuto venire scalettare, ma magari ci sarà occasione di parlarne per altri motivi. Lui conosce molto bene l'Africa, avendo fatto l'inviato di famiglia cristiana in Africa per moltissimi anni. Le condizioni dell'Africa sono quelle di un continente disperato, moribondo, perché le risorse, le ricche risorse di cui poteva disporre il continente sono in mano e sono governate dall'Occidente, non ne ricava nulla chi vive in Africa. I problemi di carattere ambientale, le conseguenze dei cambiamenti ambientali hanno creato una situazione invivibile, non c'è più terra da coltivare, non c'è acqua per irrigare, non c'è acqua da bere. Invivibilità vuol dire che chi aspira a un futuro diverso dalla semplice sussistenza, se trovo qualcosa da mangiare, se non muoio, parte per andare da qualche altra parte. Questo vuol dire. Questo è il fenomeno migratorio. Allora, se vogliamo dire che il fenomeno migratorio è provocato dai guasti del capitalismo senza freni, che è seguito ai disastri fatti dal colonialismo, io qui ci sto. Questo è senz'altro vero, ma non è un programma di sostituzione della popolazione europea. Diciamo che se parliamo di piani, noi sappiamo quando c'è stata una svolta nella storia europea che ha necessitato di rimettere a punto i piani, ed è l'inizio degli anni 90. Quando crolla il muro di Berlino, finisce la divisione del mondo in blocchi che dava un equilibrio a tutta una serie di situazioni e un sacco di gente si mette in moto per fare dei piani, per impossessarsi di un futuro diverso che si immagina ci sarà con questo grande cambiamento epocale. I primi a mettersi in moto, naturalmente, che sono stati gli americani. Gli americani si sono messi a progettare un nuovo ordine mondiale, altri in Europa si sono messi a progettare un ordine europeo che potesse inserirsi e convivere in questo nuovo ordine mondiale. E questo nuovo ordine mondiale prevedeva due cose fondamentali: una necessaria per poter convivere con la democrazia, e cioè che permettesse di a ottenere consenso ad azioni che altrimenti non avrebbero avuto nessun consenso a livello di massa. L'altro elemento
era un elemento di, non di cambiamento, ma di mantenimento. E cioè la guerra fredda aveva creato nel mondo uno strapotere, un potere enorme della cosiddetta lobby politico-militare, no? Industriale, dell'apparato industriale militare, cioè risorse enormi erano state investite per 50 anni negli apparati militari. La fine della guerra fredda, che significa preparazione della guerra calda, preparazione permanente alla guerra calda, significava la scomparsa di lucrosi investimenti in ambito in quest'ambito industriale, per cui c'era la necessità di sostituire un pericolo permanente, il comunismo, con un altro pericolo permanente. Quest'altro pericolo permanente è stato identificato nel mondo islamico. Ed è una cosa che è stata creata, grazie, che è stata creata ad arte, in modo scientifico, e che è cominciata sostanzialmente, ecco perché me ne sono occupato, con la guerra in Somalia. Cioè la somalizzazione, si dice adesso quando si parla di un paese africano. La Somalia è un paese che vive una guerra civile che è cominciata nel 1991 e non ha mai avuto fine, perché evidentemente è stata coltivata e alimentata nel tempo. Contemporaneamente abbiamo avuto, chiedo scusa, ci hanno messo veramente male, perdonatemi, contemporaneamente abbiamo avuto la guerra in Iraq, no? Vi ricordate l'Iraq che invade il Kuwait, e non ci hanno mai detto perché l'Iraq invade il Kuwait, ma c'era un problema di sottrazione di risorse petrolifere dietro quella guerra. E la risposta che dà l'Occidente con i bombardamenti. Noi abbiamo un grande amico di persone che sostengono l'esistenza del piano Calergi, un sostenitore, io direi di più un ideologo, che ha spiegato a suo tempo una cosa molto importante. Questa persona è Edward Luttwak. Edward Luttwak è un personaggio onnipresente negli ultimi decenni. Noi abbiamo cominciato a conoscerlo dal caso Moro, quando era consulente di Cossiga e del gruppo che si occupava di far sì che ci fosse una fine predeterminata per quel caso, teorico dei colpi di Stato. Questo Luttwak ha spiegato una cosa che è passata quasi sotto silenzio, a parte che in Inghilterra, dove hanno fatto un discreto battasmo, è rimasta lì la cosa. Luttwak in pratica sostiene che dalla guerra in Iraq in poi, gli Stati Uniti hanno cominciato a coltivare un progetto permanente di contrapposizione religiosa, e cioè hanno cominciato a usare la inimicizia fra sciiti e sunniti. I sunniti sarebbero quelli che hanno a che fare con l'Arabia Saudita, gli sciiti quelli che hanno a che fare con l'Iran, c'è una divisione ideologica e politica e economica tra queste due potenze medio orientali che si combattono permanentemente, e gli Stati Uniti hanno pensato che fosse per loro conveniente alimentare questo tipo di conflitto e portarlo alle estreme conseguenze. Questa è una cosa che abbiamo visto ripetersi in qualche misura già nella guerra nell'ex Jugoslavia, per quello che riguardava Kosovo e la Bosnia, in misura più ampia in tutte le guerre che si sono succedute poi in Medio Oriente, non ultima la guerra in Siria, la guerra in Yemen, in Libia, le guerre in tutti quegli stati che erano stati petroliferi, attenzione, ma non erano stati su base religiosa, cioè erano degli stati in cui era la politica a governare.
c'erano dei partiti, c'erano dei parlamenti, una democrazia sicuramente diversa da quella che noi siamo abituati a considerare, ma sicuramente molto diversa dalle dittature sanguinarie dei partner dell'Occidente e Medio Oriente, come l'Arabia Saudita, come il Qatar, come i paesi del Golfo, per capirci. E piano piano, io adesso salto un po' di passaggi, sennò diventerebbe lunghissimo, siamo arrivati ad avere l'ISIS, lo Stato Islamico, che è lo stesso Lutwak che sostiene a spada tratta, ogni volta che lo vedete in televisione qui in Italia, è qui per sostenere le posizioni di Salvini sull'immigrazione, le posizioni anche dei 5 Stelle sull'immigrazione, che dice il nemico non è l'ISIS. Il pericolo non è l'ISIS, non dobbiamo prendercela con l'ISIS. Dice, ma sono sanguinari, sono... Sì, ma, dice lui, è uno stato religioso. Non è un problema per l'Occidente, perché riguarda il mondo islamico. Salvo però poi dire, e qui cominciamo a tirare i fili, a chiudere i nodi del nostro discorso, salvo però poi dire, in Europa, se voi fate entrare gli islamici, quello fate entrare. È una forma di occupazione, comanderanno loro, bisogna che loro stiano là e che noi stiamo qua, se no ci invadono. Perché tutti i discorsi che abbiamo già sentito riferiti a cosa? All'immigrazione. Gli si attribuiscono le stesse identiche responsabilità degli immigrati, che non sono dell'ISIS. Quanti di voi hanno fatto amicizia con il ghanese che chiede l'elemosina fuori dal supermercato? Io ne conosco almeno 4-5, nessuno di loro è dell'ISIS. Molti di loro sono perfino cristiani, nemmeno musulmani. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire una cosa semplice, che l'evoluzione del pensiero dei neocon americani rispetto al fatto di poter sfruttare a proprio vantaggio guerre di religione permanenti nel tempo, significa che c'è un percorso che lascia sempre fuori gli Stati Uniti da ogni problema, perché vivono al di là di altri oceani, ma che coinvolge altri conflitti di religione, per esempio cristianesimo contro Islam, cosa che non sta affatto nelle radici del cristianesimo e non sta affatto nemmeno nelle radici dell'Islam, se non di chi? Dell'ISIS. È l'ISIS che vuole la battaglia, la guerra contro i crociati, è l'ISIS che ha procurato insieme agli americani, si può dire, per altre vie, per vie diverse, per vie parallele, fino adesso 1,5 milioni di morti nell'Islam, non il cristianesimo. E se noi sentiamo i discorsi che vengono fatti rispetto all'immigrazione, rispetto agli immigrati, rispetto all'invasione, noi possiamo fare un parallelo, e cioè dire che coloro che sostengono la teoria dell'invasione di fatto sono dei fiancheggiatori ideologici dell'ISIS, perché l'ISIS parla di guerra santa, loro parlano di guerra santa, parlano di difendere le radici cristiane dell'Europa, nemmeno quelle illuministiche, che sarebbero ancora più lontane dall'ISIS. Ma come ci dice Lutwak, non è l'ISIS il nemico. Il nemico è la Siria.
La Siria aveva un Parlamento, aveva uno Stato che funzionava. Il nemico è l'Iran. Ma quanti iraniani ci sono che attaccano il nostro modo di vivere, il nostro mondo in Italia o in Europa? Almeno risulta che ce ne siano. Non c'è un progetto di questo tipo. E allora perché qualcuno sostiene che c'è il piano Calergi, la sostituzione dei popoli europei col meticciato, l'occupazione, vengono a comandare a casa nostra? Paura. Perché? Perché la Francia, un nemico, non che mi stiano simpatici i francesi in quanto tali, ma sono gente come noi alla fine, mangiano, dormono, vanno a lavorare, fanno figli, quando è festa fanno festa. Perché è la società in Europa più multiculturale, dove l'integrazione insieme al Belgio si è più sviluppata e dove si impara la convivenza. E guardate che se c'è una conoscenza diretta dell'integrazione, cioè del diverso che viene a vivere da noi, perché è nero, perché è musulmano, perché è africano, perché è nordafricano, perché è medio orientale, e che sia delle abitudini diverse, mangia cose diverse, si veste in modo diverso, prega in modo diverso, parla anche in modo diverso, ma tutto sommato lo vedi tutti i giorni e non è un nemico, è uno che vive come te, ha i bambini a scuola con i tuoi, dove gli viene permesso, perché adesso si comincia a mettere dei paletti per i... È gente uguale a noi, che vive come noi, ed è difficile dire domani buttiamo una bomba atomica da qualche parte se noi pensiamo che quella gente su cui la buttiamo sia gente come noi, che non ha in fondo nulla di diverso nella sostanza. Questo è il piano, è predisporre una tensione permanente che non escluda l'utilizzo spropositato della forza contro quel tipo di popolazione.